Sorpresa al GF VIP 6. Tornato in diretta, in prima serata su Canale 5, lunedì 7 febbraio 2022, ha già un finalista. Anzi, una, è Delia Duran. La moglie di Alex Belli, nonché l'ultima arrivata nella casa, ha battuto al televoto prima Soleil Sorge, poi gli altri veterani del reality show, ovvero Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Ancora una volta il pubblico ha dimostrato di amare la modella venezuelana, che è arrivata in studio per il faccia a faccia con l'attore di Vivere, ha trionfato con il 36% delle preferenze. Davide Silvestri è stato votato dal 33% del pubblico votante del GF VIP 6, mentre rispettivamente 27% e appena il 4% di voti sono andati alla ex Miss Italia e alla cantante lirica. Come detto, il risultato delle votazioni è stato annunciato in studio, davanti a opinionisti ed ex concorrenti. GF VIP 6, Davide Silvestri minaccia l'addio. Già in studio, al GF VIP 6, Davide Silvestri è sembrato deluso dal verdetto del televoto. Ma in effetti anche ore prima, nel pomeriggio, aveva parlato della cosa con Barù. Non so come andrà il voto, ma se mai dovesse essere che lei vince, io lì prenderò delle decisioni. In base a come sarà lo svolgimento vedrò cosa fare. E infatti subito dopo un blocco pubblicitario Alfonso Signorini ha rivelato, Davide Silvestri ha addirittura minacciato di uscire dal GF VIP perché non accetta che Delia abbia vinto contro di lui. C'è molto malumore, vi assicuro. In diretta l'attore ha minimizzato: ho malumore sì, ma non sono offeso, ma finita la 40esima puntata del GF VIP 6. Come riporta il sito Bixi, Davide Silvestri si è lamentato anche con Manila Nazzaro. Sono molto deluso da com'è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente. Non è che ora dico a brava che bello che hai vinto. E ancora, sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è: se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo, il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso.